Ciao ragazzi, oggi è il giorno di Inter Bayern Monaco. Prima di cominciare con questo video, però, vi vorrei invitare ad iscrivervi al canale, a lasciare soprattutto un bel like ed attivare la campanellina per ricevere le notifiche su tutti quanti i miei video. A breve sarò allo stadio, stasera sarò allo stadio grazie a socios.com. Sarò in primo arancio avrò anche l'hospitality, ciò vuol dire che andrò a mangiare nella sala, la partner lounge, prima dell'inizio della partita. Non arriviamo da un bellissimo periodo, ragazzi, lo sappiamo. Stasera è una partita che deve dare comunque, in un certo senso, una scossa, perché stasera ci può stare perdere, perché ovviamente l'avversario è di un altro livello, però dobbiamo tirare fuori gli attributi, dobbiamo far vedere che siamo l'Inter, che comunque ci siamo come squadra e non siamo smarriti, ecco. Speriamo ovviamente di iniziare col piede giusto questa Champions League, magari portando a casa anche un punto. E magari anche chissà nel fare un'impresa, però questo lo vedremo fra poco. Ci vediamo allo stadio, ragazzi. Sempre forza Inter. Ok, ragazzi, siamo arrivati a San Siro. Un sacco di tedeschi già in giro. Ecco qua lo stadio, ragazzi. Ora ci dirigiamo al gate 7 per entrare e andare a mangiare. Ragazzi, ecco la lounge. Fa sempre il suo effetto, molto bello. Pochi squilli, anche quando siamo davanti facciamo errori banali, siamo poco cattivi, serve una svolta nel secondo tempo, se no anche stasera purtroppo. Che vi devo dire? Dovremo accontentarci del risultato che verrà fuori. Serve un cambio di rotta, una scossa e più incisione là davanti, se no così purtroppo non va. Forza Inter. Camminiamo, una difesa imbarazzante, camminiamo, e quell'altro che aspetta a fare i cambi ogni volta, 70 minuti, un cambio lo vuoi fare, uno, cazzo, molli, molli, con una facilità incredibile sono arrivati in porta. Uscendo ora dallo stadio, ragazzi, che dire, delusione, perché ci si aspettava sempre qualcosa di più. Noi purtroppo come sempre quel di più in queste partite qua
questi periodi non riusciamo a darlo e purtroppo è andata così. Meno male che è finita solo 2-0, perché più di 2 sarebbe stato veramente una mazzata. Direi che Onana ha salvato quello che poteva salvare, quindi se stasera non ci fosse stato nemmeno lui non so come poteva finire. Inzaghi fino al 70esimo vede una squadra molle, aspetta sempre di prendere il secondo gol per poi fare i cambi e tra l'altro non buttare dentro gente come Asani e Bellanova che abbiamo preso per farli fare non so che cosa, perché non li fai giocare. E nulla, è andato, loro nettamente più forti, ma noi ragazzi non siamo riusciti a fare un tiro in porta come si deve e purtroppo ora le cose si fanno anche più dure. E sabato c'è il Torino e bisogna vincere, perché in campionato già i 2 big match che abbiamo perso con Lazio e Milan, se sbagliamo altre partite si potranno far sentire. Champions League partiamo anche male, però matrice vittoria polsa, quella va via. Testa sabato, nella gioia e nel dolore sempre forza Inter. Ciao a tutti ragazzi, e dimenticavo, grazie a Socios per avermi dato questa possibilità stasera. E iscrivetevi, lasciate un bel like e condividete. Ciao a tutti.